Eccomi, sono l'argilla nelle mani del Signore. Nell'odierna società, in cui i valori morali ed etici sono stati soppiantati dal materialismo, dal formalismo, dall'individualismo e soprattutto dalle visioni virtuali, inducono i giovani e non a seguire modelli o stili di vita pericolosi, lontani dalla salvaguardia psicofisica. In questo periodo buio di guerra e di isolamento, dove le relazioni sono turbate dall'epidemia virale, è nata l'ispirazione di studiare la vita dei santi per stimolare la coscienza ad una visione incentrata sull'amore e l'accoglienza dell'altro senza remora. Il santo, nella nostra visione, rappresenta il modello dell'uomo nuovo, non solo testimone del Cristo, ma uomo sociale, impegnato a diffondere l'amore e la fratellanza tra i popoli. Santa Teresa di Gesù de los Andes. Giovanna Fernández Solar fu una religiosa cilena che, fattasi novizia nell'ordine delle Carmelitane Scalze, consacrò, come ella stessa diceva, la propria vita a Dio per il mondo peccatore. La santa, rivestita dell'abito religioso del Carmelo Teresiano, abbraccia la croce in segno del suo amore costante a Gesù, sopportazione benevola di tante sofferenze. Sullo sfondo il monastero di Los Andes, dove visse tutta la sua vita in preghiera e contemplazione. Sant'Ermenegildo. Ermenegildo fu erede al trono dei Visigoti, prima duca di Toledo, poi governatore della provincia della Betica. Grazie alla moglie Ingonda si convertì dall'arianesimo al cattolicesimo e divenne fautore della conversione della Spagna al cattolicesimo. Ermenegildo riveste gli abiti regali, la corona gli sottolinea la regalità celeste nell'assemblea dei santi. In mano la palma del martirio, simbolo dell'offerta della sua vita alla fede cristiana. Metaforicamente sale la scala del paradiso e nella sua ascesa incontra l'ascia, segno del martirio per Cristo. Santa Liduina. Mentre pattina con i suoi coetanei sulle distese ghiacciate presso il villaggio di Schiedam in Olanda, a un tratto cade. Una costola è fratturata, forse lesioni interne. Portata a casa e messa a letto, qui ve l'incontro con il Cristo. Ha 15 anni e da quel letto guiderà spiritualmente tante anime. Anello virginale spirituale con Dio. San Damiano de Vester è stato un presbitero e missionario belga appartenente alla Congregazione dei Sacri Cuori, conosciuto anche come Padre Damien. Operò principalmente nelle isole Hawaii a favore dei malati di lebbra. Padre Damiano abbraccia un lebbroso come segno del suo profondo e totale spirito di abnegazione. In questa iconografia sembra ricalcare il poverello di Assisi e lo stesso Cristo. Santa Bernadette Soubirous. Marie Bernard Soubirous, detta Bernadette, è stata una mistica e religiosa francese, protagonista delle più note apparizioni mariane nella grotta di Lourdes. Bernadette è la semplicità che si contrappone allo sfarzo della Chiesa. Nei suoi umili modi ha instaurato il sodalizio spirituale con la Vergine Immacolata Concezione, rendendo la sua figura straordinaria e mistica. Nelle mani cinge la corona del Santo Rosario, catena dolce che rannodò a Dio tutta la sua breve esistenza. Santa Caterina Tecacvita è stata la prima nativa pelle rossa ad essere proclamata santa, figlia di una coppia mista, padre irochese pagano e madre algonchina cristiana. La santa è raffigurata con i tratti somatici della carnagione indigena, con gli occhi forti e appassionati dell'amore di Cristo. Gli arbusti ricordano lo spirito che si protrae verso il Signore e la croce tra le mani ricorda la sua battaglia contro i soprusi sui più deboli.
Beata Vergine Maria dell'Arco. Due giovani stavano giocando in un campetto a far andare una boccia di legno il più lontano possibile. Ai margini del campetto sorgeva un'edicola sulla quale era dipinta, sotto l'arco di un acquedotto, un'immagine della Madonna con il Bambin Gesù. La palla andò a sbattere contro un albero di tiglio, i cui rami ricoprivano in parte il muro affrescato. Il giocatore in pratica perse la gara e, bestemmiando, lo scagliò violentemente contro l'immagine, colpendolo sulla guancia sinistra. Così, come se fosse di carne, prese a sanguinare. La Madonna dell'Arco è raffigurata nell'ambito della pietà religiosa che accompagna il suo culto. I fuienti o vattienti sono parte del popolo che, con stendardi, fiori ed abiti particolari, offrono il loro culto compiendo pellegrinaggi al santuario.